collegamento con la nostra redazione social e in particolare con Luca Pompei che ci racconta di un fatto di cronaca avvenuto questa mattina a Pescara, tanto spavento, ma per fortunatamente non ci sono emergenze gravi in conseguenza di questo atto. Vediamo di che si tratta. Luca, buongiorno. Buongiorno Marina, un Eccoti, saluto a tutti buongiorno. gli amici telespettatori. Sì, un brutto fatto di cronaca avvenuto questa mattina, poco dopo le 6:30, proprio all'ingresso del Bar Otello, un bar molto conosciuto in particolare dal personale del Consiglio regionale, il palazzo di Piazza Unione che è proprio lì a qualche metro. Il titolare Guido Pettine è stato avvicinato da un conoscente che chiedeva dei soldi in prestito. Il titolare si è ovviamente rifiutato di dargli questi soldi. Ne è nata prima una discussione animata e poi una vera e propria colluttazione. L'aggressore, un uomo di circa 60 anni, è andato dietro il bancone del bar, ha preso un coltello e lo ha ferito alla gamba. Fortunatamente ferite lievi, 4 punti di sutura. Già nel pomeriggio Guido Pettine potrà rientrare al lavoro e a gestire il bar Otello in Piazza Unione. Potevano esserci conseguenze peggiori perché, come sapete, le ferite alla gamba possono in qualche modo interessare anche l'arteria femorale. Da questo punto di vista, fortunatamente, tutto questo non è accaduto. Dovremmo avere anche delle immagini girate da Luca Cornelli. Prima di sentire, perché abbiamo la possibilità di sentire la testimonianza diretta della vittima, il titolare del barotello Guido Pettine, grazie alla nostra Antonella Micolitti che lo ha raggiunto questa mattina telefonicamente. Devo dire che insomma, gli uomini della squadra mobile di Pescara guidati da Gianluca Di Frischia stanno cercando l'uomo, si sanno le sue generalità, ovviamente non possiamo renderle note, si sa quello che possiamo dire è che ha 60 anni, che conosceva Guido Pettine, Quindi ma Luca, scusami, non una rapina, ma un'aggressione, più corretto? vera e propria aggressione. I due si conoscevano, adesso ci spiegherà anche Guido Pettine in questa preziosissima testimonianza in esclusiva per noi della TG8. L'uomo spesso chiedeva dei soldi a Guido Pettine. Questa mattina la vittima non ha voluto darglieli e da lì in qualche modo è scattata la lite furente e poi l'aggressione. L'uomo è ancora ricercato dalla squadra mobile di Pescara e dovrà chiarire molti aspetti di questa vicenda. Ma intanto, Marina, sentiamo questa Sì. Sì, esclusiva testimonianza rilasciata dalla nostra Antonella Micolitti dalla vittima Guido Pettine. come stai innanzitutto? Ciao, ciao Antonella. Senti, ho visto la cosa in un telefonino. Quello ha detto che io dovevo dare dei soldi a sto soggetto che mi ha dato la coltellata. È falso, non è vero. Perché dici te le c***e? Chi gliel'ha detto di sta c***a? Non è vero per niente. Lui sapeva dove tenevo i soldi io, perciò ho avuto una rapina. Quali soldi dovevo dare? Dì a questo signore, che tra l'altro lo conosco, che smentisce subito quello che ha detto. Perché è matto. Chi gliel'ha detto? Impossibile. Capito? Ma è vero che tornerai al bar oggi pomeriggio? Sì, penso di sì, ma dipende aspetta. Ma assolutamente fai di a quelli che prima di almeno mi chiamasse e gli dico come sono andate le cose, che poi l'ho detto alla questura, quindi dopo prenderai il verbale della questura. Ma assolutamente non dovevo dare niente a nessuno, nella maniera più assoluta. Noi manderemo in onda la tua versione, la tua telefonata, naturalmente No, in bocca al lupo. anche perché chi sente le cose sbagliate. Capite? Si fa una concezione sbagliata. Poi, scusi, io chiederei, avrei chiesto i soldi a chi non ce l'ha. Fa le rapine per via dei soldi. Scusa. Come gli è calato in mente di una cosa del genere? Ecco, Luca, allora non c'è più, eccoci, eccolo qua, Luca. Che Non ti dire, non vedevo so più se. e quindi volevo salutare da parte tua.
Allora, Sì, Luca. no, è per chiarire, non so se si riferiva alla mia diretta social di questa mattina, Guido. Io non ho detto che Guido avanzava dei soldi dall'aggressore, assolutamente. Probabilmente se si riferiva a me sono stato Non so, forse frainteso, ad altri non volevo dire. giornalisti, non so esattamente, Ma però insomma certamente io non ho la sua dichiarato niente. voce gliela abbiamo fatto anche, gli abbiamo dato modo insomma di dare ovviamente la Assolutamente sua sì. testimonianza, quindi penso che non ci siano problemi con il signor Pettine. Va E bene. poi magari nel corso delle ore vedremo se ci saranno aggiornamenti per l'edizione della sera. Intanto Luca, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio e ti auguro buona E grazie a domenica. te.